Ciao a tutti ragazzi, qui è giorno e come vi avevo anticipato tempo fa, eccoci qui a parlare un po' di Destiny. Perché Destiny? Destiny perché prima di tutto è stato uno dei giochi a cui ho giocato di più durante l'ultimo anno e poi soprattutto perché mi piace. Come forse parte di voi che ha cominciato a seguirmi con i miei primi video su The Division, ho lasciato Destiny proprio all'uscita del gioco della Massive e quindi mi sono, diciamo, perso il contenuto dell'ultimo aggiornamento di aprile. Che ad ogni caso, a mio parere, non è stato niente di che. Ieri mi ci sono messo un po' e in un pomeriggio di gioco che, tra virgolette, ho passato con i ragazzi del canale The Guardians, che vi consiglio di andare a guardare e di cui lascio il link nella descrizione. Vi dicevo, in un pomeriggio praticamente ho fatto tutte le quest dell'aggiornamento e anche la prigione degli anziani. Tipo 3-4 volte, quindi in questo aggiornamento c'era veramente poco da fare. Mi rimane adesso di arrivare al 335 di luce, perché ero rimasto appunto indietro ed ero ancora al 320, ma conto di arrivarci con tutti e tre i personaggi prima dell'espansione. Questo è un argomento che andrò a toccare in uno dei prossimi video, dove vi suggerisco i modi per arrivarci, se anche voi come me, appunto siete rimasti indietro. Ma torniamo al gioco e in questo video volevo toccare dei punti della nuova espansione, I Signori del Ferro, che sarà disponibile il 20 settembre su tutte le piattaforme. Ricordo che però non saranno supportate quelle di vecchie generazioni, quindi niente per PlayStation 3 e Xbox 360. Ad ogni modo, siccome non ho fatto nessun coverage fino adesso, ho diviso le notizie principali che fino ad oggi sono state presentate in 10 punti fondamentali, in modo da rendere più chiaro a tutti tutto quello che ci sarà di nuovo in semplici passi. Allora, cominciamo dal numero 1, che riguarda la grandezza del DLC. Bungie è stata chiara al riguardo ed ha parlato di un'espansione sì importante e corposa, ma mai quanto lo è stata il Re dei Corrotti. Quindi ci dobbiamo aspettare una via di mezzo tra il Re dei Corrotti, appunto, e il Casato dei Lupi. Quindi non ci saranno grandi sconvolgimenti come accaduto nel Re dei Corrotti, dove è stato cambiato il sistema di luce, o sono state abbandonate, per esempio, le armi dell'anno 1. Ma sarà un'espansione più soft, con tanti contenuti, ma con poche differenze nel gameplay. Numero 2, il nuovo raid. Come detto, I Signori del Ferro introdurrà un nuovo raid chiamato Sembra Collision, dove andremo ad affrontare i caduti. In questo raid il boss finale sembra essere una macchina gigantesca che spara, sputa fuoco, si muove, insomma dovrebbe fare tante cose. Naturalmente ancora non è stata svelata nessun tipo di meccanica. Si vocifera che ci sarà un puzzle con salti da completare, un po' come avveniva con Oryx, per poter uccidere il boss. Aspettiamo di avere più notizie a riguardo per capire bene poi come sarà prima dell'uscita. Al terzo posto metto la nuova modalità PvP Supremacy e le nuove mappe PvP. Io sono un amante del PvP, l'avrete capito anche su The Division, e anche la mia storia passata mi insegna che il PvP è quello che mi piace di più. In Destiny non lo sono stato invece perché, preso dalla voglia di esplorare e fare cose per il PvE, diciamo, ero stato rapito da tutto quello che riguardava i raid, gli assalti, le quest, tutte queste cose qua. Quindi il PvP l'ho sempre lasciato come una cosa secondaria, diciamo, per passare il tempo. Infatti, se andate a vedere anche le mie stats, per esempio sui Draker, sono abbastanza basse, ma comunque mi hanno permesso, per esempio, nell'anno 1 comunque di arrivare ogni tanto sul faro. Comunque, ad ogni modo, durante il prossimo giro cercherò di prendere il PvP in un modo un po' più serio, sempre se si può dire così, naturalmente. Comunque, torniamo a Supremacy, sarà la nuova modalità, come detto, che ad ogni uccisione i nemici faranno cadere una sorta di engramma che, se raccolto, farà ottenere un punto alla propria squadra. E quindi sarà una sorta di uccidi e raccogli. Non basterà fare la kill per fare punti. Quindi, per esempio, non si potrà camperare con i cecchini o cose così. Bisognerà comunque muoversi e cercare di raccogliere più engrammi possibile. Numero 4, lo stendardo di ferro. Parliamo sempre di PvP. Lo stendardo dell'anno 3 cambierà un pochino. Manterrà sempre la sua struttura base, quindi con i vantaggi di livello, le armi, eccetera. Ma nella forma sarà un po' differente, a partire dalla reputazione, dove non sarà più disponibile la reputazione aumentata verso la fine dei giorni. Come sapete, adesso se attendete l'ultimo giorno dello stendardo, la reputazione ottenuta sarà
molto più grande rispetto a quella fatta il primo giorno. In più non sarà più obbligatorio vestire con le cose dello standard per aumentare la reputazione, come per esempio l'emblema, lo shader, eccetera. Ora si potrà accedere allo standard vestiti come si vuole ed ottenere comunque reputazione e ricompense. Numero 5, Plaguelands. Sarà una nuova area esplorabile nel Cosmodromo, come è successo con il Re dei Corrotti, con l'Astro Corazzata. Una nuova area verrà aggiunta all'universo di Destiny. Qui ci saranno tante cose da fare, a partire dai nuovi frammenti collezionabili, che saranno simili a quelli calcificati che appunto stavano sull'Astro Corazzata, e quindi probabilmente raccogliendoli saranno disponibili nuove quest esotiche. In più ci sarà in quest'area l'introduzione di nuove casse che loro hanno chiamato Mimic, che per chi ha giocato per esempio ad altri GDR, i Mimic sono quelle casse, diciamo trappola, che se aperte, non so, vi faranno dei danni, uscirà un boss, insomma, saranno delle trappole, quindi questa qui sarà una nuova cosa che introdurranno. Al numero 6 ho messo le Archon's Forge. Questa sarà una nuova modalità arena, probabilmente disponibile proprio nelle Plaguelands, dove bisognerà combattere contro alcuni boss che verranno evocati in qualche modo. Quindi sarà un mix tra la corte di Oryx e la prigione degli anziani. I dettagli ancora sono pochi a riguardo, ma sicuramente sarà una cosa appunto simile a queste due, un posto insomma dove andare a uccidere i nemici e trovare oggetti interessanti. Numero 7, riguardo agli oggetti proprio, la luce per questa espansione verrà aumentata fino al 400, quindi la caccia agli oggetti sarà agguerrita come al solito, ma al 400 non si potrà arrivare subito, perché gli unici oggetti droppabili al 400 saranno quelli del raid in modalità hard. Come al solito sarà disponibile solo un paio di settimane dopo l'uscita del DLC. Quindi questo ci permetterà di arrivare a un massimo disponibile di luce, che sarà il 385, prima dell'uscita del Raid in Hard. Numero 8, Picco di Felwinter. Ci sarà l'introduzione di una nuova area social, che sarà una sorte di Tempio dei Signori del Ferro. Qui naturalmente ci saranno i soliti NPC, come il Cryptarca, o ad esempio ci sarà Lord Saladin, che si sposterà dalla torre a qui. Appunto perché sembra che gli abbiamo praticamente liberato casa, e quindi ogni volta che ci sarà lo standard di ferro bisognerà venire qui per parlare con lui. Quest'area, come sembra, bisognerà prima liberarla dai caduti per poter essere vissuta, tra virgolette, quindi probabilmente bisognerà affrontare una missione o una quest appunto per liberarla dai caduti. Numero 9, i nuovi assalti. Ci saranno dei nuovi assalti con il ritorno di Fosgoth e Sepkis I, naturalmente rivisti in chiave Signore del Ferro, e nei nuovi assalti la cosa interessante sarà la possibilità di poter scegliere ogni volta un percorso diverso ed affrontarlo in modo diverso. Naturalmente il boss finale sarà sempre lo stesso, ma si potrà per esempio scegliere strade diverse per arrivarci, trovando nemici diversi e dinamiche diverse. Insomma, una cosa interessante introdotta in un sistema di combattimento come l'assalto, che poteva a volte sembrare risultare noioso. Numero 10, Dulcis in Fundo, nuove esotiche e vecchie esotiche. Come sempre, ad ogni espansione nuove esotiche saranno disponibili. Per il momento ne è trapelata solo una, che è la versione esotica del Vostov, che è il primo fucile che abbiamo imbracciato quando lo spettro ci ha risvegliato nell'anno 1. Come vecchie esotiche ci sarà il Grande Ritorno del Gjallarhorn, che naturalmente conosciamo tutti, e qualche giorno fa è stato presentato anche il ritorno della Culeo. Quindi insomma, tante belle cose. Bene, questi erano i miei 10 punti. Naturalmente è solo una spolverata di notizie, bisognerebbe fare un video per ogni cosa, per ogni punto che ho fatto, per entrare bene nel dettaglio, ma come primo video di Destiny ho preferito fare una cosa così, giusto per farvi avere un'infarinatura generale. Inoltre ci sono ancora tante altre cose da dire, come per esempio i nuovi artefatti del Signore del Ferro, che sembrano essere molto interessanti, e tante altre cose che tratterò nei prossimi video. Come sapete, nel mese di agosto Bungie ci informerà
ogni settimana o ogni qualche giorno sulle nuove notizie riguardo ai Signori del Ferro. Quindi io adesso, da adesso in poi cercherò di farvi avere tutte queste notizie il prima possibile dopo che Bungie l'avrà presentate. A proposito dei prossimi video, su Destiny farò una breve guida per arrivare al 335 in modo facile e veloce. E poi anche sul come prepararsi prima del 20 settembre, in modo da trovarci tutti pronti prima del DLC. Capitolo The Division, invece, il programma è quello di farvi vedere il set The Die in azione con una bella recensione. E stessa cosa per una build Reclaimer che sto costruendo. Sto costruendo a fatica perché ne sto droppando veramente pochi. Ho ancora dei pezzi a 214 messi un po' a caso, quindi non mi sembra proprio il caso di farvela vedere adesso. Ma sono fiducioso di poterla finire abbastanza in fretta. Bene, quindi questo era il mio primo video su Destiny. Se vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, lasciatemi un like e soprattutto iscrivetevi al canale se ne volete ancora. Fatemi sapere nei commenti poi cosa ne pensate, se volete che continui a darvi notizie su Destiny, su altri giochi, oppure solo se volete scrivermi ciao. Alla prossima, ragazzi. Ciaone!